parecchio gioco su questa cavalla proprio negli ultimi attimi di scommesse. Cavalli staccano, parte bene, Motorriz al suo interno, Oasis Stars. Motorriz si installa a comando su Oasis Stars, nugola lunga che cerca posto alla corda davanti al numero 3, al numero 1 di Mistral De Fiori. Quindi notte di luna piena e polda. Primi 200 metri in 14. Al comando Motorriz. A seguirlo Oasis Stars in terza posizione, Mistral De Fiori a precedere Nugola Lung che si in terza posizione, numero 5 di Pelota davanti al numero 6 di Nugola Lung che si sistema quarta alla corda. Ritmo veloce del leader, 27.7 i primi 400 metri, 5 lunghezze di vantaggio su Oasis Stars che precede Pelota e Pelota e Nugola Lung. Più discosti gli altri in una lunghissima fila indiana chiusa da Polda. Si arriva al mezzo miglio iniziale con Motorriz di gran lena, 58.1 i primi 800 metri. Oasis Stars cerca l'aggancio, si avvicina, quindi Pelota in terza posizione, a precedere Nugola Lung, staccati gli altri. 13.3 il primo chilometro, Motorriz, Oasis Stars e Pelota. Il discorso vittoria è tra questi tre, con Oasis Stars che sposta già sul finire l'ultima curva e si porta all'attacco di Motorriz. Dietro Pelota, Oasis Stars passa già a palo lontano su Motorriz e imbocca la retta d'arrivo con un grande allungo e si isola al comando. Oasis Stars, 5 lunghezze di vantaggio su Pelota che rinviene su Motorriz e lo passa già a 200 metri dall'arrivo. È passerella per Oasis Stars, mentre Pelota definisce il suo sforzo andando a raccogliere il secondo posto. Vittoria di Pelota e in Guido Gnoffo. Al secondo posto il numero 5 di Pelota, a precedere il 4 di Motorriz e il 7 di Polda. $2.16 la quota di rarissima slid, favorita in chiusura di gioco, $2.30 al Royal Viking, match annunciato. Lungo la corda, rarissima slid, cerca di respingere l'attacco portata da Rosy Sam e da Ramadaz, ancora più a largo da Runaway Stars. Rarissima mantiene la corda agevolmente, al suo esterno prova Runaway Stars, quindi all'interno ancora il numero 5 di Rosy Sam, quindi il gruppo abbastanza compatto chiuso da Re Rodo e Rondo De Fiori. Primi 400 metri di rarissima in 27.9, posizioni stabili, avanza da centrogruppo Royal Viking che si porta subito deciso all'esterno, scavalca vari concorrenti e si porta sulle tracce dei primi. Intanto rarissima percorre i primi 600 metri molto veloci in 42.3. Rosy Sam sempre in schiena, Royal Viking all'esterno, quindi ancora Runaway Stars di galoppo. Primi 800 metri in 58.8 e Royal Viking finalmente scavalca Rosy Sam e si porta in scia a rarissima slid che continua ad andare di lena, arrivando al chilometro piuttosto sollecito in 1.12.6. Rarissima Royal Viking, match annunciato e così è. Si entra sull'ultima curva, rarissima è richiesta a maggior sforzo da Domenico Zanca. Royal Viking cerca un po' la camminata. Rarissima Royal Viking, entrano loro due in retta d'arrivo a lottare per la vittoria. Rarissima sotto frusta Royal Viking ancora in mano a Marco Spina. Si avvicina gradatamente a Rarissima ed è testa a testa per la retta d'arrivo tra Rarissima e Royal Viking. Marco Spina non comanda per nulla il suo cavallo e Rarissima cerca la difesa alla corda. Ancora i due vicini, Rarissima e Royal Viking, mancano pochi metri e 50 e sul palo Royal Viking apparia completamente Rarissima con Rich Welcome al terzo posto. 1.59.8, 14.9 la media ufficiale di questa seconda corsa. We'll be right back.
prima fila ben allineata, dalla corda Otilia cerca di respingere Peronio M, Pegaso bypass e ancora più largo Photoemon SM. Lotta a 3. Pegaso bypass scavalca Otilia che insiste al suo interno, a largo insiste invece Photoemon SM che alla fine dopo 200 metri in 3:17 passa al comando. Ripiega terzo alla corda Pegaso bypass a precedere il numero 2 di Peronio M. Quindi il 4 di Panther Deni, Perfect Photo che avanza all'esterno e Ocha Stars in core. 27.4 i primi 400 metri. Photoemon guadagna 2-3 lunghezze a Otilia che ferma il gruppo. In terza posizione Pegaso bypass. Quindi Peronio M con allargo Perfect Photo. Quindi Ocha Stars di galoppo e in coda Panther Deni. Avanza bene Perfect Photo che scavalca tutto il gruppetto, va a parigliare Otilia e si porta all'inseguimento di Photoemon SM. Photoemon dopo 800 metri in 58.7 è in difficoltà e viene scavalcato da Perfect Photo. Quindi al chilometro al comando Perfect Photo davanti a Photoemon SM e Otilia. 1.12.5, si va veramente forte questa sera al Mediterraneo. E al comando c'è Perfect Photo con Lucia Pasqualini, quindi Photoemon SM con Otilia, ancora più indietro Pegaso bypass e via via tutti gli altri con Panther Deni e Peronio M in coda. Il vantaggio di Perfect Photo è incolmabile, 1.29.3 per i 1.200, Photoemon secondo abbastanza netto, quindi ancora Otilia e Pegaso bypass. Si stacca facile al comando Perfect Photo e Lucia Pasqualini, il traguardo ormai vicino per la coppia Perfect Photo Lucia Pasqualini. Perfect Photo facile alla meta in 1.57.7 per le piazze, ancora il numero 5 di Photoemon SM e poi il 2 di Peronio M. E si dividono i favori del pronostico. L'autostarter lancia i cavalli alla corda Splendore Rab, cerca di respingere Sion del Room all'esterno di tutti. Tra i due il 5 di Sissi Holtz. L'allungo di Sion del Room è preponderante e in poche battute scende alla corda davanti a Splendore Rab. All'esterno avanza Sevigliano, 14.1. I primi 200 metri, Sevigliano si sistema quarto dietro Sissi Holtz. Quindi Seducer, via via tutti gli altri, fuori corsa il numero 8 di Selvo Le Lunghe, staccatissimo Surprise. Primi 400 metri di Sion del Room in 28.2. Lo segue a due lunghezze Splendore Rab, a precedere Sissi Holtz e Sevigliano. Quindi Seducer è il numero 6 di Spartak Crew 3B, 43 secchi primi 600 metri, Sion del Room, Splendore Rab, a un paio di lunghezze Sissi Holtz e Sevigliano, Seducer, Spartak Crew 3B. Non cambiano le posizioni, sulla retta di fronte, breve tratto in salita, Sion del Room arriva al mezzo miglio in 59.3, sempre tallonato da Splendore Rab, quindi sempre con Sissi Holtz un paio di lunghezze a precedere con altrettanto intervallo Sevigliano. Si arriva al chilometro in 1.14.2. Sion del Room, Splendore, Sissi, Sevigliano. Prova l'avanzata Spartak Crew 3B. Primo chilometro in 14.2. Sion del Room, Splendore che attende la retta d'arrivo. Sissi Holtz, Sevigliano, restio ad impegnarsi. Quindi Spartak Crew 3B. Mette la testa in fuori Sissi Holtz, parato da Splendore Rab. Sion del Room imbocca la retta d'arrivo al comando, mai sotto frusta. E Splendore Rab al suo esterno passa in maniera netta e chiara, con all'esterno Sissi Holtz. Splendore Rab, Sion del Room e Sissi Holtz. Gli ultimi metri sono una passerella per Splendore Rab e Lorenzo La Rosa. Sissi Holtz conquista il secondo posto davanti a Sion del Room. 2 minuti spaccati, 1.15, la media vincente di Splendore Rab.
vai al via Twiggy Crystal, Lottano per la partenza, di galoppo anche Tesis GV, Turandot e Tuono degli Ulivi, di galoppo anche Tuono di Venere nel tentativo di filtrare all'interno, e anche Talabarteria ha qualche piccola difficoltà. Resta così al comando Turandot davanti a Tuono degli Ulivi, primi 200 metri in 15.4, in terza posizione ancora il numero 5 di Terrorst, no, il numero, scusate, il numero 1 di Tullio Griff, primi 400 metri in 30, Turandot e Mimmo Zanca a scandire i parziali, Tuono degli Ulivi schiena, Tullio Griff si fa sotto in terza posizione, via via tutti gli altri, con Talabarteria che nel frattempo si è ripresa e viene a ricongiursi dopo 600 metri in 46.5. Turandot, Tuono, Tullio, Talabarteria che sposta all'esterno e avanza decisa. Metà gara viene percorsa dalla leader in 1.4.5 da 1.20.6. Talabarteria con un solo parziale passa al comando, si libera di tutti, scavalca in Turandot e scende alla corda prima dell'imbocco della curva. Il primo chilometro viene percorso dalla femmina di cintura in 1.18.7. Turandot resta in seconda posizione, sbotta di galoppo Tuono degli Ulivi, scavalcato da Tullio Griff e Tuono di Venere, anche lei ben ripresasi dall'errore iniziale. Talabarteria prende vantaggio decisivo da Turandot, che viene inseguita da Tuono di Venere. Si entra addirittura d'arrivo, Talabarteria allunga facile al comando, azione plastica della FIA di Loviu, che non ha avversari, vince anche con un errore, e si isola in avanti e si avvicina al traguardo. Talabarteria facilmente, nonostante l'errore, mette a segno la sua seconda vittoria in carriera in 2.4.5. Turandot è al secondo posto, al terzo ancora Tesis GV dopo errore anche lei, e Tuono di Venere quarta anche lei dopo errore. Allineamento perfetto, i sette cavalli sono ben allineati, leggermente discosso il solo Rob Mabel. Di galoppo Rusty Griff. Lottano Radice del Nord e Ryan GV, quindi Real B Power. I tre sono testa a testa nei primi 200 metri. Ryan GV scavalca Radice del Nord per poi dare strada a Real B Power. I primi 200 metri vengono percorsi da Real B Power in 14.3. Real, Ryan GV, Radice, Rob Mabel all'esterno e Royal Calf lontana, Rusty Griff vittima di errore allo stacco della macchina. Primi 400 metri in 28.8. Real conduce sempre su Ryan GV e Radice del Nord. Rob Mabel si porta già ai fianchi di Ryan GV e viene deciso all'attacco di Real B Power. I primi 600 metri percorsi dalla coppia di testa in 43.8. Natale Cintura, Real B Power, Carlo Giordano, Rob Mabel, i due soggetti più attesi. In schiena i due, sempre Rai OGV a precedere la compagna di allenamento Radice del Nord, quindi Royal Calf che si ingamba e viene all'esterno. 59.1 il mezzo miglio, Real B Power, Rob Mabel, Ryan, Radice e Royal Calf apparigliati. Si imbocca la curva finale. Con Real B Power sempre al comando con all'esterno Rob Mabel, 1.13.5 il primo chilometro, Royal Calf va a prendere la schiena di Rob Mabel chiudendo alla corda Ryan GV, quindi Radice del Nord. Testa a testa ancora tra Real B Power e Rob Mabel, sul finire della curva, in schiena Rob Mabel e Royal Calf che prova a venire in terza ruota, si entra addirittura d'arrivo, si allunga lungo la corda Real B Power, in schiena Ryan GV, scavalcato da Rob Mabel, a centro pista si lancia Royal Calf. Real B Power viene comandata a fondo da Natale Cintura, al suo esterno si fionda Royal Calf con ottimo parziale conclusivo. Royal Calf agguanta Real B Power e proprio sul palo lo sopravanza. Royal Calf, Davide Di Stefano, il training di Francesca Croce, i colori della scuderia super fantastica.
lungo la corda One More Time è subito scavalcato da Gianco Neppi che ha al largo Nick De Fiori. In un amen, Nick De Fiori scende alla corda davanti a Gianco Neppi. Sbotta di galoppo Nuvolari Cab. Nick De Fiori, Gianco One More Time, Nuvolari Cab, Lester Pigott e Peter Fornis, 14 primi 200 metri. Nick De Fiori concede strada a Gianco Neppi. Quindi sulla prima curva Gianco Neppi al comando, davanti a Nick De Fiori, One More Time, Lester Pigott, Peter Fornis e rimesso Nuvolari Cab, 28.9 primi 400 metri. Mimmo Zanca va di conserva e quindi si trascina in lunga fila indiana tutti gli avversari. Adesso Nuvolari Cab muove dalla coda del gruppo e si porta all'esterno, 43.4 primi 600 metri. Mimmo Zanca comincia ad allungare, Gianco Neppi, Nick De Fiori, Nuvole Cab all'esterno, One More Time con ai fianchi Lester Pigott in coda Peter Fornis. Un minuto e uno scarsi a metà gara, Gianco Neppi al comando, arriva Nuvolari Cab ai suoi fianchi che va a chiudere alla corda Nick De Fiori, Lester Pigott sempre schiena Nuvolari, quindi One More Time alla corda che fa apparire con Peter Fornis. Primo chilometro in 1.14.4, di galoppo Nuvolari Cab che si riprende al volo, ma probabilmente verrà squalificato dalla giuria. Gianco Neppi, Nick De Fiori adesso alla destra libera, Nick One More Time segue alla corda terzo, quindi Lester Pigott e Peter Fornis. Sposta Nick De Fiori all'esterno di Gianco Neppi e in poche battute se ne va. Nick De Fiori passa al comando, supera Gianco Neppi e si invola verso il traguardo. A centrapista ottima al lungo di Peter Fornis che si lancia su Gianco Neppi in leggero calo. Facile successo di Nick De Fiori e Davide Stefano al doppio in convegno. Al secondo posto Peter Fornis regola Gianco Neppi con Lester Pigott al quarto posto.